Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, in questo momento mi trovate nella farm di scheletri perché stavo formando un po' di livelli. Perché il prossimo video sarebbe dovuto essere il video dove incantavo il piccone. Però poi ho notato che per fare tanti livelli, soprattutto con questa farm di scheletri, che ok, è un'ottima farm d'ossa, di frecce, anche di archi, anche d'oro stranamente, non è proprio buonissima a produrre exp. Questi 29 livelli li ho fatti tutti con questa farm, comunque però ci ho messo un bel po'. Ero già arrivato a 36 livelli, però poi mi sono dimenticato Minecraft aperto all'aperto e in una notte qualche mostro mi ha ucciso, non lo so. Quindi quest'oggi, oltre ad uccidere questi scheletri, andremo a costruire un mob spawner per fare esperienza. Però ora godetevi questi scheletri. Sinceramente non ho più dove mettere questi archi. Comunque rilassante, direi. In certi punti di vista è rilassante. E off camera ho fatto anche qua la scala. Infatti vedete come si sale veloce ora. Ah, voi mi potreste servire. Avete l'armatura in chain? Due corsaletti me lo date in chain. Ora, dove faccio questo mob spawner? Intanto devo recuperare tutti i blocchi che ho. Ah, e anche qua comunque ho messo delle scale. Qua c'è un bel po' di ardesia. Credo che comunque questa non basterà, però saremmo a buon punto. Allora, queste farm dovrebbero essere fatte sul mare perché spawnano solitamente meno mostri sul mare. Però io mi sembra che mare qua vicino non è che ne abbia tanto. A parte questo laghetto qua, non ho tanto mare. Però sai che alla fine l'acqua sotto serve come comodità. Perché se serve scendere, subito ti tuffi e cadi dentro l'acqua e non muori comunque. Qua c'è una buona distesa di acqua. Potrei pensare di farlo qua. Tanto quando poi mi serve farmare esperienza, non è importante se è vicino o lontano. E secondo me sarebbe buono farlo qua. Da questo momento in poi sentirete la mia voce in voiceover, perché dopo questa clip ho registrato per più di 5 ore e sarebbe stato difficile far entrare tutto in un video di massimo 20 minuti. In breve cosa ho fatto? Dopo aver scelto la zona dove costruire il mob spawner, ho formato un bel po' di legna all'incirca 10 stack da 64. Ho provato anche a fare un albero 8x8, ma con scarsi risultati. Dopo aver passato un po' di tempo in miniera e aver trovato anche una bella vena di diamanti, inizio con la costruzione del pontile che distacca il mob spawner dalla terraferma. Successivamente costruisco una specie di tubo in artesia di altezza 130 blocchi, dove all'interno passerà l'acqua con le bollicine che mi spingerà in alto. Sì, insomma, l'ascensore. Il problema era che per fare questo ascensore serviva un blocco di soul sand, quindi sono dovuto tornare nel Nether e sì, stavo nuovamente per morire, ma questo lo vedrete in un prossimo video. Ah, prima di entrare nel Nether, ho tolto tutti i 35 livelli al tavolo degli incantesimi, incantando un piccone di ferro con efficienza 4, tocco di velluto e indistruttibilità, che mi sarebbe servito successivamente. Recuperata la sabbia delle anime, proseguo con il recuperare abbastanza alghe. Queste alghe dovevano essere posizionate possibilmente senza che io morissi affogato, ma perché non lo fa mettere? Sopra la soul sand non si può? Non mi dire che ho fatto tutto questo. Ah, ora sì. Ma sì, io sto nuotando sopra il pontile così. Chissà con l'ossigeno cosa posso fare. Boh, io salgo così. Dai. Perché tipo non sale più ora? Dai che quasi ce l'ho fatta. Oh, la vola spacca. E mi sa che la spacca. Vediamo se riesco a tornare là al mio loot. In teoria non dovrebbe fermarsi lui. Andando a prendere il loot e scendo velocemente. No, no, no. Almeno che faccio delle finestrelle dove posso respirare. Ci provo proprio per l'ultima volta, però poi trovo un altro modo. O almeno cerco un altro modo. Se il delfino mi dà lo sprint. Delfì. Mi dà lo sprint. Boh, niente. E che il loot sale. Sono 128 blocchi comunque. Scavare qua è difficile. Quello che posso fare invece è portare un blocco di sabbia delle anime e piazzarla sotto le alghe, così almeno fino a dove ho piazzato le alghe ho fatto le bollicine. E poi si ferma, però lì posso fare qualcosa. Intanto ho l'aria. Mi devo portare un piccone e un pezzo di sabbia delle anime. Questa efficienza 4 dovrebbe bastare. Devo fare così e così. Ok, ora che ho l'aria qua. Arrivato qua, che posso fare? Tanto un blocco in più, un blocco in meno. Chi ha le bollicine cambia poco, credo. Ricarico tutta l'aria e continuo la scalata.
Questa volta davvero lava la spacca, ma credo che stavolta la va. Ok. Ora quello che posso fare è andare a rompere questo blocco che ho posizionato e al massimo mettere a mano qua un pezzo d'acqua. Ora si forma fino a là, giustamente perché manca questo blocco, no? Oppure posso salire? Beh, intanto qua se mi dovesse servire c'è quest'acqua. Vediamo se riesco a salire fino a sopra. Qua l'abbiamo superato, e no. Vabbè, devo mettere questo blocco d'acqua. Qua lo chiudiamo. Ok, e anche senza il metodo con respirazione ce l'ho fatta. Dopo aver costruito una piccola piattaforma e slab di legno, inizio la costruzione del mob spawner vero e proprio. Costruisco un 3x3 di slab dove sotto andranno messi gli hopper che raccoglieranno i droppi dei mostri. Continuo la costruzione di un pillar di 25 blocchi, poi lo testo e mi rendo conto sulla mia skin, sul mio personaggio, che avrei dovuto abbassarlo di 3 blocchi. In breve, questo 3x3 di altezza 22 blocchi serve per fare la farm di exp, altrimenti se si vuole fare il mob grinder bisognerà a salire di 25. Completato il 3x3 bisogna posizionare 9 blocchi per lato, considerando che il nono sarà il muro. Poi ho riempito tutta la base e per risparmiare materiale ho evitato di posizionare il nono blocco nello spigolo, anche perché sarebbe stato pressoché inutile. In seguito inizio a posizionare il muro dal nono blocco e lo alzo di 3. Poi costruisco la zona di spawn dei mostri. L'importante è prendere il centro, prendere questo centro e andare avanti di 8. 1, 2, 5, 7 e 8, praticamente fino a qua. E poi a 2 blocchi da qua iniziare a fare una specie di freccia, non saprei come definirla, aumentando ogni blocco in lunghezza di un blocco in larghezza. Se tutto è andato bene dovrebbero tornare i conti e arrivando qua sarà preciso in questo modo. Questa di qua sarà proprio la piattaforma dove andranno a spawnare i mostri. Per comodità vado a mettere questa torcia che mi segna il centro, perché poi da questa parte andrò a mettere un dispenser che andrà a distribuire poi l'acqua qua grazie a un clock. Ok, primo strato completato. Ora qua di strati ne posso fare un bel po', fino a 200, no forse ora 320 il limite, non lo so quant'è. Fino al limite potrei arrivare a fare strati. Il problema è che appunto ci vogliono tanti blocchi e già credo che 3 possono bastare, forse 3 massimo 4. Quindi per fare un altro strato, quello che vi faccio vedere come si fa, poi li faccio tutti senza registrare. Quello che bisogna fare è salire di altri 3 blocchi, quindi 1, 2, 3, chiudere tutto con questi 3 blocchi e al terzo blocco piazzare i blocchi che servono a creare questa specie di triangolo, così, questa freccia. Questo lo ripeto per 4 livelli per tutti i lati del mob spawner. Infine chiudo tutto con dei blocchi pieni perché le slab fanno passare la luce e credo che rallentino lo spawn dei mob. Dopo aver chiuso tutto torno in miniera per prendere il ferro che mi servirà per craftare 16 secchi, uno per ogni dispenser. Qua un posizionamento un po' particolare. Due strati vanno fatti in questo modo, quindi mettendo proprio l'acqua così tutto il muro, ogni due blocchi, così vado a sfruttare l'acqua infinita sia di qua che dall'altra parte. Poi altra acqua messa così e anche qua, perché chi va a finire qua viene qua invogliato comunque verso il centro. L'importante è questo. Così. Posizionati tutti i secchi pieni d'acqua nei dispenser, vado a creare il meccanismo che andrà ad attivare questi dispenser. Quello che mi serve per creare il clock sono un bel po' di repeater, che servono sia per creare il clock, che ce ne vogliono circa 10, e poi per fare tutto il giro della redstone, che ce ne vorranno altri 5 o 6. Quindi farei una ventina di repeater, credo che 17 possa andare bene. Poi devo creare un bel po' di torce di redstone, queste mi serviranno poi per passare il segnale ai diversi dispenser sui diversi livelli. Io invece di farla qua avrei potuto farla un blocco più in alto, e conviene mi sa farla un blocco più in alto. Allora vado a posizionare 5 repeater in questo verso e 5 repeater in quest'altro verso. Sì, vabbè, ovviamente si può fare anche con gli hopper, così almeno vado a risparmiare un po' di ferro sugli hopper. Però funziona uguale, lo stesso. Vado a dare il massimo ritardo ai repeater e questo segnale già posso pensare come farlo salire qua sopra. Faccio tutto il giro attorno alla struttura. Questo si può fermare qua, tanto il giro largo lo faccio fare all'altro. Sarebbe inutile far arrivare anche quest'altro da questa parte.
credo che abbiate capito. Allora, quello che devo fare è mettere un blocco qua, poi salgo e una torcia, un blocco, no, blocco normale, poi di nuovo torcia, blocco, torcia, blocco, torcia, blocco e torcia. Così farlo per tutte le file del dispenser. In questo modo evitiamo di fare tutti i giri strani con la redstone e con tutte queste cose. E questa è l'ultima torcia. Quello che mi resta fare invece è ora posizionare tutta la redstone, stando attento al segnale dove arriva, dove si ferma. Nel caso che si ferma, aggiungere un ripetitore. Quello che mi conviene fare è mettere una leva e lasciarla attiva. Poi faccio il giro e dove vedo che tipo quasi è fermato il segnale, metto un ripetitore e continuo. Devo stare attento a non far fermare il segnale. Poi ovviamente dove arriva davanti al blocco non c'è bisogno di un ripetitore, va bene anche con la resta, vedete? Ok, ora manca proprio l'ultimo passaggio da fare e abbiamo completato tutto finalmente. Lascio spegnere tutto, devo staccare questo. Però secondo me c'è ancora problemi con questo clock, che mi sembra troppo veloce. No, è troppo veloce. Conviene farlo quello con gli hopper. Appurato che il modello con il repeater avrebbe funzionato peggio, torno in miniera a minare nuovamente ferro per craftare gli hopper. Anche perché sono messo davvero male a ferro. Costruito questo altro modello di timer con gli hopper, che se vi interessa ve lo spiego velocemente. Allora, quello che dobbiamo fare è mettere un hopper così. Tagliare questo blocco temporaneo e mettere un hopper che qua... no, mettere un hopper che riguarda questo hopper. Poi servono due comparatori. Infatti avevo portato pure il quarzo. Ah, e dimenticavo che ci vogliono pure gli sticky piston. Dovrei avere delle slime ball in magazzino. Allora, dopo aver messo questi due hopper così, bisogna mettere un comparatore in questo modo, in entrambi i lati. Poi serve un blocco qua, un pistone appiccicoso qua, così. Poi con un pezzettino di redstone li andiamo ad attivare, messo qua, un pezzo qua e un pezzo qua. Poi vado a mettere un blocco di redstone qua, 24 pezzi di qualsiasi cosa, e quando passano tutti qua, ecco, dovrebbe succedere questo. Poi devo mettere un altro repeater in questo verso, anche da questa parte. E poi servono altre due torce di redstone che andrò a mettere qua e qua. Vedete che di base la torcia di redstone è spenta. Questo vuol dire che quando viene dato l'impulso, questa torcia si dovrebbe accendere e proprio dare un impulso velocissimo. Come vedete, si accende e si spegne velocemente. L'impulso di redstone che viene rilasciato da questo repeater è quello che serve a noi praticamente. Questo poi lo vado a collegare di qua. E così in teoria dovrebbe essere funzionante. Ci metto il repeater qua per essere sicuro. E qua, capito che per risolvere devo mettere il repeater, così evito tutto questo giro di redstone. Salve, e lei come ci è andata a finire qua? Ok, ora devo vedere se arrivano i mostri invece. Aia. Secondo me funziona meglio se mi metto proprio qua vicino. Proprio metterei forse 8 blocchi in più per avere un delay maggiore. Intanto un po' ha funzionato. E qualcuno ci arriva qua. Quindi dicevo, dopo aver costruito questo modello mi rendo conto che i miglioramenti sono minimi. Dopo 6 ore di registrazione... Ma intanto penserei di concludere questo video, perché è già durato troppo, anzi non so neanche cosa fare con questo video. Quindi se questo video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, lasciate un like, fatemi sapere quale potrebbe essere il problema, cosa potrei fare per farlo funzionare al meglio questo mob spawner. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao.